Un saluto agli amici di Mitico Snack. Allora ragazzi, sì, qui alle mie spalle potete vedere già i miei cubi di Rubik, però questo vi garantisco che è un video diverso dal solito, che questo video non solo entrerà a far parte della rubrica del mitico Rubik, ma in questo video cercherò di unire il mondo dello speed cubing alla tecnologia delle applicazioni. Quindi direi, senza perdere tempo, di iniziare subito dopo la sigla. Allora, sicuramente tra di voi, tra le persone che stanno guardando questo video, ci stanno molte persone che non sanno risolvere il cubo di Rubik e vorrebbero farlo almeno nella loro vita, giusto per curiosità, per soddisfazione, ovvero giusto lo sfizio di poterlo completare. E per questo ci viene in aiuto l'applicazione CubeX Cube Solver, che al momento è disponibile solo per dispositivi Android. Una volta scaricata e installata sul nostro dispositivo, si presenta con tre tipi di menu, ma a noi principalmente ne interessa due. Iniziando dal menu delle impostazioni, ci consente di variare tra due diversi metodi di risoluzione, ovvero il metodo avanzato e il metodo Friedrich. Io per comodità lascerei il metodo Friedrich perché è molto più comodo nel risolverlo anche dall'applicazione. L'altro menu che interessa a noi è il menu Solve, che non appena si entra a questo menu abbiamo a disposizione ancora altri due tipi di sottomenu: il menu che ci consente di inserire manualmente i colori di ogni singolo tassello del nostro cubo di Rubik, oppure il menu che ci consente di eseguire la scansione del cubo di Rubik attraverso la fotocamera del nostro smartphone. Una volta che abbiamo utilizzato una delle due opzioni, siamo pronti a risolvere il nostro cubo di Rubik. E l'applicazione non solo ci mostra il numero effettivo di mosse che serviranno poi a risolvere il cubo di Rubik, ma ci dirà anche la giusta configurazione per quanto riguarda i centri, in modo da poter posizionare, proprio come ci dice l'applicazione, il cubo di Rubik per poterlo risolvere. Seguire le istruzioni a display, ovvero i movimenti che ci vengono forniti a display, e anche in meno di 5 minuti riusciamo a risolvere il cubo di Rubik. Un'altra applicazione di cui voglio parlarvi è un'applicazione che ci consente di cronometrarci per quanto riguarda le nostre sessioni di allenamento, e l'applicazione in questione si chiama Finger Timer, un'applicazione disponibile questa volta sia per Android sia per iOS. Questa applicazione va a simulare il funzionamento di uno stackmat, ovvero il cronometro che viene utilizzato nelle gare ufficiali del cubo di Rubik. Non appena viene scaricato e installato sul nostro dispositivo, si presenta con un'interfaccia molto minimale ma soprattutto completa. Ai due lati troviamo due grandi pulsantoni gialli con raffigurati all'interno delle mani, che quelle mani stanno ad indicare dove posizionare le dita per far partire il nostro cronometro. E una volta che abbiamo posizionato le dita sul display, l'applicazione stessa, attraverso un LED di colore verde, ci indicherà quando far partire il cronometro, rilasciare le dita da display, prendere il nostro cubo e risolverlo. E alla fine della solve del cubo di Rubik, ovvero alla fine della risoluzione, allo stesso modo basta bloccare il timer con due dita e ci verrà mostrato il tempo effettivo. L'applicazione con sé porta altri due pulsanti, ovvero il pulsante reset che ci consente di resettare il timer e il pulsante about che ci consente di visualizzare la lista delle nostre solve e di visualizzare la media, quella che è o di 5 o di 12, cancellarli oppure copiarli per poterli condividere con i nostri amici. Un'altra funzione fornita dall'applicazione, ovvero da Finger Timer, sta nel pulsante in alto a sinistra, che ci consente di variare il tipo di puzzle partendo da 2x2 a 5x5. E una volta selezionato il cubo di Rubik che noi vogliamo utilizzare con il timer, in basso all'applicazione ci viene mostrato lo scramble, ovvero l'algoritmo che ci consente di mescolare il cubo di Rubik con una configurazione questa volta scelta da noi. E un'ultima funzione, ma non meno importante, è quella di visualizzare il display in modalità remota. Attenzione, solo il cronometro ma non l'intera applicazione. E per poterlo fare, entrambi i dispositivi devono essere collegati sotto la stessa rete wifi, altrimenti non possiamo utilizzare questa funzione. E una volta che i due dispositivi sono collegati alla stessa rete wifi, tramite il pulsante in alto a destra ci viene fornito un indirizzo IP, che quell'indirizzo IP lo dobbiamo scrivere in un qualsiasi browser del nostro dispositivo. Una volta inserito
l'indirizzo IP, premere il pulsante start e voilà, ci comparirà sul display remoto il timer, e dico solamente il timer di questa applicazione, che devo dire io la sfrutto veramente tanto. Di queste applicazioni ovviamente sia su Play Store e sia su iOS sono disponibili sia versioni free, ovvero gratis, sia versioni a pagamento che vanno a rimuovere ogni tipo di pubblicità, che io vi consiglio di acquistare la versione a pagamento perché andrete a rimuovere tutti i tipi di pubblicità in modo da non avere fastidio durante l'utilizzo di queste due applicazioni. Sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se conoscevate già queste applicazioni, se le avete conosciute in questo video, insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, e vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E le applicazioni sono partite sin da quando vi ho detto di commentare, e sono delle animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché ci tengo tanto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere, e dico condividere questo video per aiutare a crescere il canale. E già lo sapete, sono presente anche su Instagram, là dove passano tutte le novità poi arrivano qui al canale YouTube, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! We'll be right back.